Mi gira la testa, scusate. Ma chi c'è? Ah, la mia cuoca selvatica! Eleonora Mattarese, ciao, la mia bella rossa! Grazie. Allora, ma guarda, quando arrivi tu, vedi il bosco, che questo è reale, guarda che bel verde oggi, che meraviglia. Anche se la giornata non è bella. Ma la natura sta esplodendo. Cosa ci parli oggi? E lo vediamo con questo splendido fiore, si chiama Siringa vulgaris, poi vi spiego perché c'è un trucco per riconoscerla. E cresce ai margini del bosco, è un arbusto e i fiori sono profumatissimi, è conosciuto come lilà, proprio per il colore, che deriva dal persiano lilac, che vuol dire bluastro, proprio perché le sfumature sono appunto di questo colore. Siringa perché quando si spezza il rametto è come se fosse un tubicino, è vuoto dentro come la siringa appunto. I fiori sono commestibili e qui volevo fare aprire una piccola parentesi, che ci sono tantissimi fiori commestibili, ma spesso nelle piante sono solo i fiori la parte che si può mangiare, mentre le foglie e diciamo la parte verde no, perché può essere diciamo velenoso. Pericolosa, esatto, pericolosa. È della famiglia delle oleacee, quindi la stessa dell'olivo. La conoscono tutti come Serenella, perché già solo il profumo, che è meraviglioso ed è molto amato dagli insetti impollinatori, anche dalle farfalle, mette serenità. E anticamente ci racconta l'etnobotanica che per esempio mettendo i fiori in infusione nell'olio, a bagno nell'olio, si crea questo unguento che mantiene il loro profumo e che aiuta per il benessere, quindi la serenità. Allora, sai che cosa facciamo? Mi dai una mano? Voglio mettere insieme, voglio fare una cosa un po' pazza. Sì. Tu che sei appunto la cuoca selvatica, la fatina del bosco, eccetera, e un pazzo che è il re del gelato. Andiamo, guarda, portiamo questo bellissimo fiore di lilla Max Cotti con Eleonora Mattarese per fare un interessantissimo gelato. Allora, fate voi, io vi guardo e... Allora, oggi partiamo con un gelato molto particolare, proprio perché questi fiori sono molto interessanti. Molto, molto profumati e di conseguenza facciamo un gelato di lilla. Gelato di lilla. Per fare questo gelato dovrò un grande dispiacere a Lorenzo. Niente panna, niente latte condensato. Quindi Lorenzo, perché bisogna rispettare questo bellissimo fiore, no? Assolutamente quindi... sì. Quindi creiamo subito uno sciroppo a base di acqua e zucchero. Quindi acqua, zucchero e del miele. Ok. Quindi... qui iniziamo a creare, a far scaldare la nostra acqua con gli zuccheri. Grazie mille, sei gentilissima. Figurati. Acqua, zucchero e miele. Questo sarà il nostro sciroppo e la nostra base di questo sciroppo. All'interno di questo sciroppo, ovviamente, dobbiamo andare a mettere in infusione i nostri fiori, di modo che i nostri fiori rilascino un po' di colore, ma soprattutto un po' di profumo e un po' di sapore. Gli oli essenziali profumati. Sì. Per evitare che questi fiori poi si rovinino nel nostro sciroppo... Ma si fanno anche profumi reali con questo lilla. Sì. Per evitare che poi dopo abbiano un risultato non piacevole, andiamo a prendere una caraffa con del ghiaccio, perché creiamo l'effetto clorofilliano, cioè andiamo prima a scottarli, quindi lasciamo... rilasciano loro gli essenziali, ma dopo immediatamente dobbiamo ghiacciarli. Quindi andiamo a prendere i nostri fiori, la nostra caraffa con del ghiaccio, appena raggiungono... Li sta trattando bene i tuoi fiori? Assolutamente. I fiori sono come le donne, vanno accarezzati e basta. Esatto. E quindi andiamo ad appoggiarli. E rispettati. Esatto, assolutamente. Andiamo ad appoggiarli sul nostro ghiaccio. Nel frattempo la nostra acqua si è intrisa di questi profumi, di questi aromi. A questo punto non dobbiamo far altro che prendere una mandolina e a questo punto usiamo... Vedi che c'era col manico, ha ragione, esatto. Cioè ha ragione Biaggiarelli, insomma c'è anche col manico. Prendiamo una pera, perché la pera? Perché la pera fa un po' l'effetto del latte condensato, abbiamo bisogno di fibre e quindi andiamo, dato che il mirtillo non ha le fibre, andiamo a prendere la nostra pera. Eleonora, tu sai fare dei gelati così molto in purezza? I miei sono semplicissimi, infatti volevo dare come sempre le ricette nelle ricette. Quelli che lui ha messo lì sul ghiaccio, banalmente, si possono anche utilizzare così come sono per fare un sorbetto semplicissimo, naturale. O come dico sempre, qualunque erba dolce, interessante che si raccoglie, si mette in freezer o nell'abbattitore per chi ce l'ha, si tira fuori, io scherzando dico sempre a luglio, si tira fuori
e semplicemente si gratta come fosse una granita, si pesta nel mortaio ed è già un... Giusto, un'ottima ricetta. Poi, la pera lega tantissimo, io infatti per esempio spesso non uso lo zucchero ma uso il succo di pera, l'estratto, che poi essiccato e polverizzato è come se fosse zucchero di canna, ma in più il tono della pera, quindi è un fruttosio particolare. Io faccio... Quindi Max lo usa al posto di... come addensante. Esatto. Cosa sono, mirtilli? Questi sono mirtilli che abbiamo messo appunto insieme alla pera come addensante. Prendiamo il nostro sciroppo che abbiamo realizzato e andiamo a versarlo all'interno con un pochettino di fiori. Un pochino di fiori li abbiamo tolti, li abbiamo ghiacciati, un po' restano dentro. Quelli che abbiamo ghiacciato li vado a prendere, guarda, sono freschissimi. Il profumo quasi è aumentato e vado a inserirli all'interno. Per effetto del calore. Per effetto del calore abbiamo aumentato. Quindi abbiamo perché è meglio ghiacciarli prima di metterli nel mixer? Diamo l'effetto clorofilla, cioè non appassiamo. Quando tu hai messo adesso gli spinaci nell'acqua per fare la ricetta, sono diventati scuri. Se li avessimo immediatamente ghiacciati, ah, è per il verde colore, sarebbe quindi ritornato. Preserva, sì, ma preserva anche poi determinati nutrienti. Io infatti spesso nelle mie ricette dico sbianchite. Guarda. Frulla tu, grazie. Vedi, così facciamo una ricetta a quattro mani. Quindi sbianchite significa anche questo. Esatto. Nel frattempo prepariamo la pera con la nostra mandolina, stando sempre molto attenti, e poi alla fine usiamo appunto questa parte qui che è abbastanza... ci salva la mano, ok? E quindi andiamo a tagliare la pera così. Le nostre fettine di pera le andiamo a prendere qua. Sì, sì, basta, grazie. Le mettiamo qua così, le andiamo a coprire con dello zucchero e un po' di sciroppo, quindi abbiamo ottenuto un po' di sciroppo, andiamo a prendere un po' di sciroppo e andiamo a versarle sopra. Sciroppo che è già zuccherato, sciroppo. Lo ricordiamo, perché ha messo già l'aroma del lillà, quindi anche la pera assorbirà questo profumo. È giusto, hai ragione. E poi, siccome lei gentilissima mi ha portato della polvere meravigliosa di mirtilli, andiamo a coprirla. Da dove viene questa polvere di mirtilli? È facilissimo utilizzarla, cioè prepararla, basta essiccare mirtilli ma anche prugnolo, cioè tutti i frutti del bosco, semplicemente essiccati, polverizzati, tritati con lo zucchero. Vedi. Li mettiamo in forno. Sì. Quanto tempo? Allora, 10 minuti, 180 gradi, li mettiamo in forno 10-20 minuti in base a quello che, al risultato che noi vogliamo utilizzare. Questo, quindi è una polvere fatta velocissimamente. E possiamo farla anche con il fiore di lillà. Fiori di lillà e zucchero, preferibilmente di canna, ma magari bianco per conservare il colore, tritati e via. È una cosa che si fa spesso con i bambini. Vedi? Perché rimane rosa. Quante cose impariamo, vedi? Come avete visto, non abbiamo utilizzato... Niente. L'unico addensante è la pera, no? Il succo di pera. L'unico addensante è la pera, il succo di pera. È bello che anche ci siano dei pezzi sì, dentro, bellissimo. A me piace. Questo va in freezer, immagino. Questo va in freezer. 4 ore, lo andiamo a depositare in freezer. 4 ore ed è lì che esce il nostro gelato ai lillà. Che bello. Poi volendo anche si possono, sempre singolarmente senza la parte verde, mettere nell'albume leggermente battuto e poi nello zucchero per fare le caramelle. Si conservano anche a lungo e mantengono il profumo. Quindi anche ma quante questo con cose i che abbiamo imparato. Le pere che abbiamo messo in forno, vedi come vengono? Si scuriscono. Si scuriscono. Noi andiamo a prendere il nostro sorbetto. Andiamo a creare. Che colore meraviglioso. Hai visto che colore grazie ai lillà? Prima un letto di lillà. Creiamo la nostra quenelle abbastanza importante. Ops, che si è rotta. Però andiamo a coprirla subito con le nostre pere. E abbiamo il nostro gelato al lillà. Grazie Leonora, grazie Max Totti.